con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo fratelli, alzarci in piedi, apriamo le nostre Bibbie nella lettera ai Colossesi, capitolo 1, leggeremo un solo versetto, il versetto 13. Lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 13. Amen, il Signore sia lodato. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Amen. Fin qui la parola del Signore. Accomodatevi, fratelli. Gloria al nome di Dio. La parola del Signore è un pozzo profondo da cui attingere del continuo dell'acqua che disseta e nutre le nostre anime. E proprio all'interno di questo capitolo Paolo ai Colossesi scrive una dedica inizialmente, poi ringrazia Dio per i fratelli e le sorelle della chiesa di Colosse proprio per la fede, l'amore che essi manifestano, e egli prega profondamente per loro affinché del continuo siano fruttuosi, affinché del continuo siano forti, e poi, fratelli e sorelle, mette in evidenza all'interno di questo capitolo la dottrina, gloria al nome del Signore, della rigenerazione, della grazia di Cristo come primato per eccellenza di tutta quanta la creazione, di Cristo come primo e ultimo, di Cristo come l'Eterno, il Solo, l'Infinito Dio, di Cristo come l'Amore, e egli parla della persona del Redentore e altresì esalta l'opera del Redentore. E il messaggio che questa sera il Signore vuole insomma indirizzare a ogni cuore è un messaggio profondo che riguarda l'intera parola di Dio. Già dall'inizio della creazione alla fine, nel libro dell'Apocalisse, in tutta la parola di Dio si parla dell'unico vero Dio, di Cristo Gesù il Signore, che ha donato la sua vita per l'umanità affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. In tutta la parola del Signore, dall'inizio alla fine, c'è un messaggio unico, c'è un messaggio profondo, veritiero, in tutta la parola del Signore. E noi abbiamo insieme letto il Salmo 22, ecco che già centinaia e centinaia di anni prima Davide stava dinanzi alla figura di Cristo, stava dinanzi alla figura di Gesù, ed egli interpretava il pensiero stesso di Gesù, l'agnello immolato alla croce, colui che è stato trafitto, colui che aveva i chiodi nelle mani e nei piedi, colui che in un certo senso era stato totalmente annichilito, colui che era stato frustato dagli uomini, colui che era stato flagellato, colui che viveva il dolore dell'umanità intera e portava su di sé il dolore e il peccato dell'intera umanità. Gloria al nome del Signore. Ecco che all'epoca, insomma, in cui Davide scrive il Salmo 22, non c'era neppure la crocifissione come metodo di tortura come ai tempi dei Romani. Fratelli e sorelle, Davide, dettato dallo Spirito Santo, guidato dallo Spirito Santo, vede la gloria di Dio che si manifesta alla croce. E la stessa cosa noi possiamo dire per il profeta Isaia, il profeta messianico, colui che parla di Cristo in tutta nei suoi libri, colui che esalta la figura del Salvatore
colui che esalta la figura del Redentore. E come possiamo noi non ricordare Isaia 53, nel capitolo 53, dove il profeta esalta la figura dell'agnello immolato, muto davanti, come un agnello, come una pecora muta davanti a chi la tose. Egli rimase in silenzio subendo tutto quello che in realtà noi dovevamo patire per il nostro peccato, ed egli lo fece per amore. Insomma, quello che noi ci rendiamo conto è che poi ci fu Gesù, poi ci fu Paolo ai Colossesi che parlava di Gesù. Insomma, le età passano, le età avanzano, le generazioni avanzano, e ci sono generazioni che purtroppo hanno, è così fratelli, hanno mentalità diverse rispetto a mentalità precedenti. Le mentalità precedenti hanno diverse rispetto a quelle successive, e così si va avanti, le generazioni vanno avanti, tutto cambia, tutto muta su questa terra, ma una cosa non muta mai: l'esaltazione della gloria di Cristo Gesù il Signore e il messaggio, anche se ogni cosa tende a cambiare. Il nostro vigore, la nostra forza, il nostro fisico tende a cambiare, e anche se gli anni passano e anche se insomma i tempi cambiano, il messaggio rimane unico: Cristo ci ha liberati e ci ha trasportati. Cristo ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati, gloria al nome del Signore, nel regno del suo amato Figlio. Cristo Gesù ha compiuto un'opera straordinaria, e questa rappresenta il messaggio che ogni giorno della nostra vita noi dobbiamo avere ben fisso nei nostri cuori e nelle nostre menti. Sì, fratelli, Gesù, il Signore, il Signore ci ha liberati dal dominio e dalla potestà delle tenebre. Fratelli cari nella grazia, coloro che vivono senza il Signore sono dei burattini in mano al diavolo, sono semplicemente delle marionette che camminano, ma guidati dal nemico delle anime nostre, che cerca in tutti i modi di atterrarli e di farli morire nella morte eterna. Infatti è scritto che il nostro combattimento è contro i dominatori di questo mondo di tenebre. Ebbene, fratelli cari nella grazia, basta girarci intorno per vedere dove versa e come versa l'umanità intera. Ormai ci sono dei pensieri che sono totalmente avversi a tutto quello che è scritto nella parola di Dio. Questi pensieri, questi atteggiamenti, questa vita condotta lontana dal Signore non fa altro, gloria al nome di Dio, perché è così che la parola ci dice, non fa altro che allontanare sempre di più da Dio. E questa lontananza da Dio non fa altro che produrre in sé inquietudini, dolori, sempre di più sofferenze. E l'uomo non sta bene con se stesso, e quando qualcuno con se stesso non sta bene, non sta bene neppure con gli altri. Perciò non si trova, l'uomo non si trova, non si trova più, come in quel giardino dell'Eden non si trovava più l'uomo. Anche oggi l'uomo non si trova né con se stesso né con gli altri, l'uomo non si trova in tutti, veramente in tutti i sensi. Ma fratelli cari nella grazia, è scritto anche che noi siamo una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Sì, perché Dio è colui che prende coloro che vivono sotto il dominio delle tenebre e li rende liberi, gloria al nome del Signore. Coloro che vivono nel mondo e che credono di essere liberi sono schiavi del peccato. Noi possiamo dire di essere liberi e servitori del Re. Amen, fratelli. Gloria al nome del Signore. Cristo ci ha liberati. Egli ci ha liberati attirando su di sé le tenebre. Egli ci ha liberati dalle tenebre attirando su di sé i peccati. Egli ci ha liberati dalla schiavitù attirando su di sé ogni catena. Egli ci ha liberato, insomma, dai pesi attirando su di sé ogni peso. Egli ci ha liberati dalle sofferenze e dalle malattie, perché egli ha attirato su di sé ogni malattia ed ogni sofferenza.
e il potere delle tenebre che era su di noi, o il nemico che ci dominava, il peccato che regnava nella nostra vita e nel nostro cuore, oggi non può fare niente più, perché Cristo si è dato alla croce, egli primato della creazione, l'Iddio onnipotente, sceso dal trono per caricarsi di ogni cosa e liberare noi, far stare bene noi. Questo è l'amore che ha manifestato Gesù. Egli, che fratelli e sorelle, pur essendo Dio, venne oltraggiato. Egli che pur essendo Dio non considerò l'essere uguale a Dio, è scritto nella parola di Dio, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo e diventando simile agli uomini. È scritto ancora, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Signore grazie, perché il mio peccato, il tuo peccato, se l'è caricato Gesù. E oggi quando tu dici ho commesso un reato troppo grave, o io ho commesso un peccato troppo grave, bene, il Signore ti dice il tuo peccato me lo sono caricato già io, sei libero. Gloria al nome di Dio. E quanto è bello, fratelli e sorelle, essere liberi, svuotarsi, svuotarsi. A volte si sentono tante cose veramente in questa società. Per svuotarsi bisogna dire determinate cose, per svuotarsi c'è bisogno di inveire, per svuotarsi c'è bisogno in qualche modo, c'è bisogno di attaccare, c'è bisogno di parlare male, per svuotarsi insomma si deve fare qualcosa di negativo, eppure se sembra che la cosa sia positiva è comunque negativo. Insomma, quello che si vive in questo mondo è la contraddizione delle contraddizioni, ma Dio si è svuotato dell'essere Dio per svuotare te dai tuoi pesi. Gloria al nome del Signore. E il nostro peccato se l'è caricato il Re, il peccato dell'umanità lo ha forato, il dolore e le sofferenze dell'umanità hanno trafitto il suo costato, le sue mani e i suoi piedi. Oggi, liberi, liberi, perché liberi siamo, possiamo dire di essere servi di Dio, figli dell'Iddio Altissimo. Possiamo dire Abba Padre, perché Gesù mi ha reso libero, lo posso dire, il Signore mi ha dato libertà di poterlo dire, permettetemi di dire e di chiamare il mio Signore Padre, senza rivolgermi a uomini che intercedono per me, ma io chiamo Dio in preghiera e dico Papà, Padre mio che sei nei cieli, gloria al nome del Signore, mi sento libero di farlo perché Cristo mi ha liberato da queste schiavitù, gloria al nome del Signore. Io mi sento libero perché il mio cuore è diventato il tempio dello Spirito Santo, quello che era il tempio del peccato, del dolore, della sofferenza, del sangue che veniva gettato, di ogni traviamento di questa terra, adesso è diventato il tempio dello Spirito di Dio e io mi sento libero, mi sento totalmente pulito, purificato, rigenerato. Questo è quello che Gesù ha fatto. Egli, gloria al nome del Signore, ci ha liberati da quella potestà sotto cui eravamo. E oggi io e te siamo luce. Potevamo forse dire di essere luce ieri, non eravamo luce, fratelli. Oggi io e te possiamo essere luce, perché la luce è in noi e per quella luce noi vediamo la luce e trasmettiamo luce. Gloria al nome del Signore. Oggi possiamo dire di essere pupilla degli occhi dell'Eterno. Quanto è bello, no? Io sono la pupilla dell'occhio di Dio. Lo puoi dire anche tu. Io sono la pupilla dell'occhio di Dio. Noi siamo la pupilla dell'occhio del Signore. E nessuno può toccare la pupilla del suo occhio. La pupilla del suo occhio è sempre attaccata a Dio. E fa parte del suo corpo. È ciò che permette a Dio di vedere. E pupilla del suo occhio è insomma qualcosa di importante, estremamente importante per il Signore. Sì, perché tu sei prezioso, sei importante. Dio ti ha liberato proprio perché sei importante per Lui. Perché hai valore ai suoi occhi. E oggi sei erede di Dio, sei reso libero, sei erede di Dio e coerede di Cristo, gloria al nome del Signore. Egli,
ci ha liberati dal potere delle tenebre. Il messaggio sì, rimane lo stesso. Cristo ci ha liberati e ci ha trasportati nel regno suo. Gloria al nome di Dio. Sì, Gesù mi ha liberato e io sono orgoglioso di dire di essere libero. E quanti in questo mondo possono dirlo? Fratelli, se non si accetta Cristo come personale salvatore, nessuno è libero. Si vive inconsapevolmente sotto la schiavitù del nemico. Ma Gesù non solo mi ha reso libero, Gesù mi ha trasportato nel regno del suo amato figlio, nel suo regno. È scritto nella parola di Dio, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Per quello che Gesù ha fatto alla croce, mi ha trasportato nel suo regno. Ed è bello, fratelli, questa parola, trasportato. Significa che il Signore ci prende e praticamente stai nelle sue braccia. Ti porta Lui, non ti preoccupare. Gloria al nome del Signore. Non c'è bisogno che ti affatichi, non c'è bisogno che vai in giro a fare pellegrinaggi o vai in giro, insomma, a fare chissà cosa, autolesionarti pur di ricevere qualcosa. No, Gesù ti ha fatto libero, ti prende e ti trasporta nel regno del suo amato figlio, è scritto nella parola di Dio, e ti trasporta nel suo regno glorioso. Egli per grazia lo fa, egli perché ti ama lo fa, ti prende in braccio e ti trasporta in quel maestoso regno. E il trasporto in quel regno ci parla di cambiamento di condizione. Ecco che noi che vivevamo in un lato, Gesù ci prende, ci libera, non solo ci libera, non dice solo vai adesso sei libero, no, ci prende, ci trasporta e ci porta nel suo regno. Gloria al nome del Signore. È un cambio di condizione che Dio, Gesù, sa fare, può fare nella tua vita. E tu che vivi nel terrore, nella paura, Gesù ti ha liberato, accettalo nel tuo cuore, egli ti prende e ti trasporta nel suo regno. Tu che vivi nell'ansia, Gesù ti ha liberato, ti prende in braccio e ti trasporta nel suo regno. E si vive un'altra condizione nel suo regno. E tu che vivi nella paura del domani, non ti preoccupare, perché Gesù ti ha liberato, ti prende in braccio e ti porta nel suo regno. E tu che vivi sotto la schiavitù del peccato, non ti preoccupare, perché Gesù non solo ti ha liberato, ma ti prende in braccio, ti trasporta nel suo regno, nel regno di grazia, nel regno delle promesse, nel regno delle benedizioni che egli ha preparato per te. E lì dove il peccato ha abbondato, la grazia di Dio ha sovrabbondato, perché Gesù non è che ti ha liberato solamente, ma egli ti ha trasportato pure, ha abbondato e sovrabbondato, ha fatto di più di quello che noi potessimo immaginare. Gloria a te Gesù, gloria al nome del Signore. Egli è venuto qui, fratelli e sorelle, ecco, per, nel vero senso della parola, per prenderci per mano. Egli è venuto qui su questa terra, ha donato il suo sangue alla croce per noi, proprio per prenderci per mano e trasportarci nel regno. Il regno di Gesù è un regno maestoso, glorioso, è un regno stupendo, dove solo chi lo vive può dire veramente di cosa si tratta. È un regno meraviglioso. E coloro che hanno accettato Gesù nel proprio cuore vivono il regno di Dio, già lo vivono, già lo assaggiano, lo toccano con mano, quel regno di pace, di luce, di speranza che l'uomo ha perso, noi lo recuperiamo perché viviamo nel suo regno, perché Gesù ci ha reso liberi e ci ha trasportati proprio lì. E Gesù ha reso eterno il tempo che sembrava limitato. E quando ci troviamo alla presenza di Dio, quando ci troviamo dinanzi al Signore e noi accogliamo quelle benedizioni sono benedizioni eterne, assaggiamo l'eterno amore di Dio. Ecco che il limitato, il finito, riesce ad assaggiare, a gustare l'infinito e l'eterno. Ecco che l'amore di Dio penetra e allora la grazia sovrabbonda, lo Spirito di Dio fa traboccare le anime
questo è vivere nel regno di Dio, questo è vivere nel regno che Gesù ha preparato per ognuno di noi. Io voglio vivere nel suo regno, non voglio vivere all'esterno, ma io voglio vivere nel suo regno. Egli che ha investito tutto per me, io voglio investire tutto per lui, perché Gesù ha investito tutto per noi. Gesù ha investito la sua vita per te. Amen, fratello. Gesù ha preso la sua vita, l'ha data alla croce. Tu sei valso la vita di Dio. Sai che significa? È qualcosa di... Dio ci ha onorato, fratelli e sorelle. È qualcosa, è un privilegio troppo grande per poterlo comprendere pienamente. Dio ci ha onorato, Dio ti ha onorato per essere trasportato, per essere libero e trasportato nel suo regno. Cosa stai aspettando? Colui che ha investito la sua vita per te aspetta che tu investi la tua vita per lui. Signore, aiutaci veramente a comprendere questa liberazione, quest'opera meravigliosa, questo trasporto nel tuo regno. Vogliamo realizzare appieno questo messaggio eterno, questo messaggio meraviglioso che dura sempre e per sempre, che è il messaggio che Cristo Gesù ci ha liberato dalle tenebre con la propria vita, ci ha liberato dalle tenebre, dalle potestà delle tenebre e ci ha trasportato nel suo amato regno. Signore, grazie, e aiutami veramente a realizzare pienamente l'opera che tu hai compiuto per me. Vogliamo chinare i nostri capi, fratelli,